Buonasera, eccola la Buonasera. cazzata. Buonasera la cazzata, Salve, non sì, sapevo di averla fatta. non hai cambiato la schermata. Non ho cambiato il nome della live, infatti. Ok, dai, ce l'hai fatta, è stato facile. Fantastico. Perfetto, buonasera, buonasera a Sì. tutte. Buonasera, Buonasera. bentrovati. Il countdown è stato Ciao. molto lungo, ma ci serviva avere tempo per chiacchierare un attimo e non andare necessariamente di fretta, Esatto. sostanzialmente. Ora, io faccio come al solito il padrone di casa ringraziando Wacci che ci ha seguito 4 ore fa, quindi mentre eravamo offline. Grande Diego, soltone. No, ok, Oh. immaginavo provenisse da qualche Dai, eh. lido di Saldapressiana origine. E niente, noi siamo qui per parlare appunto un po' di quello che vedete nel titolo, di questo fumetto uscito da poco. Che faccio anche io il bravo, lo faccio Ce vedere. l'abbiamo tutti e tre, dai, quanto siamo bravi. Sì, Vabbè, tu sei figo e hai esatto. anche la copertina Io varia, non vinco. male. Ah, che no, io il massimo che posso fare è far vedere che ho anche lo spillato omaggio che mi sono comprato Bravo, all'Onyx. bravo, chissà dove l'ho messo io. Però poi dopo ti dirò un'idea che avevo avuto con questo spillato, che volevo farci una cosa strana, ma vabbè. Però stai attento, poi ti dovrò raccontare, Angelo, stai attento perché è più fragile di quanto sembri. Lo so, Ho cosa ci hai avuto... fatto? Non so se vuole saperlo. Ridotto No, in atomi, ridotto in atomi, arrivo. stile... Ho provato anche io a fare una cosa che ha detto Angelo e l'ho letteralmente ridotto in atomi. No, Te ne allora faremo avere un altro. Finirà allo la mia stesso modo se, idea. se ritento di fare quello che ho provato. La mia idea semplice e funzionale era tipo: oh, belle queste tavole, ma ho anche il brossurato. Quindi potrò togliere gli spilli e appendermi qualche tavola là dietro a mo' di poster. Però devo stare attento a Giusto. non sbriciolarlo nel frattempo, Come ho fatto insomma. io, perché non ti ho mandato Un'idea. foto, ma è quella fine che ha fatto il mio spillato. Perché dopo che mi hai detto quella cosa, ci ho provato e è finito in Per mille dire, pezzi. questa sarà una delle due candidate a essere appesa. Questa è quella alla Spettacolo. fine. Sì. Quindi. Peccato che non mi metterei a smontare mai il brossurato, so, cioè sarebbe una ventina anche di quello da appendere interamente. Però con lo spillato si può fare, Ma dai. infatti io sono stato, mi ritengo particolarmente fortunato perché su non mi ricordo quale giornale, proprio cartaceo, ho trovato un'intervista a Frank Miller con tanto di paginone a tutta pagina di Dark Knight Returns, Daredevil, e quindi chiaramente No. presa e tolta, piegata per bene e attaccata sul muro. Quindi qua dietro non lo vedete, ma è pieno di ritratti di Frank Miller, disegni bellissimi. Hai la mano evidentemente più delicata della mia, il che è preoccupante considerando il lavoro che dovrei fare, però... Vabbè, tanto non devi operare nessuno. Comunque, Esatto. dicevamo, Ryan Black, fumetto a tema supereroi, uscito venerdì scorso, non so dove Sì, l'hanno più, almeno l'11 venerdì novembre. scorso, esatto, quando lo sono andato a prendere in fumetteria. Mai in anteprima Lucca. In Mai in anteprima, anteprima Lucca, infatti. appunto a Loop, dove c'era sia la copertina, quella standard, che quella che vedete qui, che la variant. Copertina che io adoro alla follia, sia proprio per la sua semplicità, efficacia, ma anche per come sono le successive, perché ho visto le Esatto. altre e quindi ho detto: ah, ora capisco il Cioè, senso. l'idea C'è tutto che un ogni progetto copertina grafico. segue l'evoluzione con tutti i vari Radiant è una cosa molto simpatica. Cioè, te le fa proprio adorare per il fatto che le potresti anche mettere in fila in libreria. Hanno un tema alle spalle, al di là del voler mostrare di essere bravi a fare le copertine. Esatto. Per quanto, Assolutamente. tra le altre cose, le copertine che sono inserite poi alla fine del volume sono tutte quante una discreta figata, cioè fondamentalmente fra America e Canada ci si sono sbizzarriti, ma veramente, Sì, veramente parecchio. assolutamente. Ho fatto mille variant, forse quella che ho preferito di più in assoluto è Ola 1 variant di Herrera, che è veramente bella. Oppure ce n'era un'altra. Beh, quelle tipo in stile Marvel anni 70 Beh, sono. sì, certo, eh. Cioè. Fa sempre la sua sporca figura, come si suol dire, fa sempre il suo Mamma mia. effetto.
Però ce ne comics sono variant. qualcuna veramente carina, tipo quella doppia, quella specie di splash a mo' di copertina, che Sì, la sono splash davvero questa, che è sempre di Costa, che c'è da dire che è, tra le altre cose, è un autore che trovo assolutamente versatile. Io fondamentalmente lo sto conoscendo adesso con Radiant Black e come prima cosa sono andato sul vostro sito, visto che tra le altre cose avete la sezione autori, che è veramente comoda per andare a vedere gli quanto è altri comoda. fumetti. Sì, no, è veramente, veramente easy da usare. E ho ritrovato per l'appunto Costa sulla serie del Widowverse con Firefly. E Assolutamente. ha uno Eh stile sì, eh comunque sì. differente, cioè quindi è versatile, una mano, è un'ottima mano la sua. Questa cosa mi lascia veramente stupito. Io non l'avevo mai conosciuto per adesso, o almeno penso in nessuna pubblicazione. Bella copertina pure quella. Bella Siamo un po' ritorno al copertina. futuro in realtà, Sì, eh. mi Cioè, sa anche Mark un po' tipo McFly. di anni 80 come Di Stargate, composizione. quasi, visto che ne abbiamo parlato in questi giorni. Sì, proprio per come sono montati i personaggi, per come è composta l'immagine. Comunque, la nostra scelta di parlarvi di questo fumetto, insomma, al di là del semplice consiglio, perché avremmo potuto metterlo insieme ai soliti mischioni che facciamo, era un po' per fare un discorso un po' più ampio. Visti appunto il collegamento ideologico che c'è tra Invincible, che magari chi ci segue conoscerà più per la serie animata, e appunto Radiant Black. Al di là della semplice frase, no, di Kirkman che dice: questo è il mio erede, ti passo il testimone, sono proprio cioè, per ora almeno, perché io non conosco altro di questo universo, ho letto solo il brossurato e voglio il secondo tipo adesso, ma va bene. Cioè, ci sono proprio dei collegamenti quasi tematici o comunque di approccio tra le due opere. Quindi poteva essere un modo anche per espandere un po' il discorso e parlare un po' di come questi supereroi oggigiorno si contaminano, cambiano, si modificano, cioè quali sono gli approcci appunto più nuovi al tema, al di là delle pubblicazioni classiche che continuano pur con le loro difficoltà, insomma. Assolutamente sì. Cioè, si sa che, voglio dire, in generale quel tipo di fumetto, almeno in America, con le vendite negli ultimi anni è un po' così, almeno parlo delle due grandi Sì, case. Marvel e DC sono, mi pare ufficialmente, in perdita in termini numerici allo stato attuale, che io ricordi, non sono in guadagno. Cioè, stanno Questo andando in. non può offrire i numerici. È chiaro che il mercato giapponese del manga va fortissimo ovunque, Italia, Giappone, Sì. America, vuoi per la semplicità anzi, vuoi per l'immensa proposta di opere, perché di fatto per quanto puoi allargare i personaggi di Marvel e DC rimangono comunque X centinaia, ma se ti butti sul mercato dei manga trovi migliaia e migliaia di titoli autoconclusivi, nel senso che ok, Fullmetal Alchemy sono 18 volumi della Perfect Edition, ma sono 18, cioè più in Sì, là ma di una così non volta va. concluso, ce l'hai Una tutta volta quanta la serie. concluso, ecco, è così. Akira, che ce l'ho qua, sono 6 volumi, cioè bella, bellissima, enorme, ha fatto la storia, ma sono 6, né di più né di meno. Hai Sì. Al fatto. contrario, ti stai seguendo, Esatto. che ne so, Venom, come sto facendo io con i cartonati della Marvel, ti fai la run di Cates che ti dura 8 cartonati con tecnicamente un nono di Extreme Carnage. Poi per l'appunto Direct Panini e hai il Venom nuovo con autore nuovo, quindi sì, è lo stesso personaggio, ma autore differente, idea diversa, e all'interno delle stesse run si ha anche una questione di disegni differenti e magari anche di cosceneggiatori diversi, che in realtà tra le altre cose anche in Radiant Black accade, ma questa cosa è integrata molto bene e funziona molto, molto, Sì, molto bene, il considerando il sesto capitolo che capitolo di c'è questo qui, brossurato. appunto, cioè quello che è visivamente diverso ha anche un senso di essere visivamente diverso per via di quello che Certo, racconta. sfoglio un secondo le Infatti, pagine e le faccio vedere al pubblico mentre voi parlate, così faccio vedere le sì. differenze. Diciamo che Andate. per rispondere un po' alla domanda, anzi, non per rispondere, per cominciare, perché poi di fatto la risposta sarebbe enorme, per cominciare a rispondere un po' alla domanda di prima, ciò che colpisce di più leggendo Radiant Black, ma anche leggendo Invincible, ma anche che un po' si ritrova, guarda, guarda che bella, si ritrova anche nel mondo dei manga, penso banalmente al primo che mi viene in mente, a Kaiju No. 8, è la
quotidianità e l'inesperienza con cui viene affrontata la vicenda. Cioè, Daredevil, ok, perché ce l'ho qua dietro la schiena, ho tutto di Daredevil qua dietro la schiena, cioè Daredevil di fatto nel numero 1 rimane cieco, nel numero, a metà del numero 1 è già un supereroe, e dici ma porca boia, ma sei appena rimasto cieco, com'è possibile? Batman, cioè i miliardi, nel numero 1 è subito un supereroe. Radiant Black, che per spiegare banalmente la vicenda, è un ragazzo, un trentenne, quindi è già un po' più su con l'età, rispetto ai canoni attuali, allo standard attuale del supereroe, del protagonista di manga e fumetti. È un trentenne, diciamo, con debiti, fallito, senza lavoro, vive a casa con i genitori. Botta di fortuna, trova questa sorta di mini universo, mini buco nero, non si capisce ancora bene cos'è, fluttuante, lo tocca e diventa Radiant Black. Questa è la sinossi diffusa, quindi zero spoiler, ecco. E, di fatto però lui non sa come si fa a essere un supereroe, non sa come si fanno a controllare i poteri, non sa se vuole essere un supereroe, non sa nel momento in cui si troverà di fronte a questa sorta di divinità cosmica che ancora non si capisce bene cos'è, non sa come comunicare con lei, nel momento in cui riesce a comunicare non sa cosa rispondere, perché appunto non sa se vuole essere un supereroe e cosa vuole fare con quei poteri. Quindi tutta questa semplicità, ingenuità, ma anche zona grigia morale, perché un conto è ho i superpoteri, bene, vado a salvare il mondo alla Superman. Un conto è ho i superpoteri, cosa faccio? E qui ci ricolleghiamo poi a una recente produzione Saldapress, che è Distorted, di Salvatore Vivenza e Gabriele Falzoni, uscita a settembre, in cui appunto questi ragazzi scoprono di avere i superpoteri e non solo si sentono emarginati, in difficoltà, disadattati, distorti, appunto, difformi, ma addirittura li usano per fare delle rapine, per fare dei casini, perché appunto c'è questa sorta di zona grigia morale che è molto più veritiera, molto più reale rispetto alla Golden Age americana, alla Silver Age americana. Sì, quindi questo è sicuramente... E poi è l'approccio proprio alla Invincible, perché è stato uno di quei prodotti che... già dal suo primissimo numero ha subito quell'approccio lì, solamente che la differenza fondamentale, volendo stare anche un po' in questo, cioè Invincible partiva, no, da un liceale che pure lui si ritrova con dei poteri, non li trova per caso, li ha sempre avuti, ma li sveglia al momento opportuno, certo. Però l'incipit è quello, cioè lui è fallito, quando arriva all'apice del suo fallimento, al punto più basso della sua carriera, così come Mark spara la spazzatura in orbita, che è bellissimo. Sì, il protagonista di Radiant Black trova questo buco nero e lo tocca, come penso farebbero molti di noi. Ho trovato la pagina in cui lui tocca questa sorta di mini buco nero che poi è il logo della copertina. Sì, praticamente, esatto. Infatti. Tra le altre cose, prima, siccome stavi parlando delle rapine più scorrendo, una delle pagine che ad esempio io ho preferito in maniera molto banale all'interno del volume è questa, quella in cui, senza fare spoiler, per l'appunto c'è una sequenza molto stretta in cui lui trova i soldi, ci ragiona e poi tristemente, vabbè, facciamo la cosa giusta. Che per l'appunto è una cosa molto, molto alla Invincible, molto anni 2000, molto ricostruzione della figura supereroistica, che è umana. La figura di un personaggio che per l'appunto è pieno di debiti, ha problemi, quei poteri tecnicamente non li voleva, perché per quanto è toccato un buco nero non è che si aspettasse di ottenere dei poteri in quella situazione. Quindi obiettivamente puoi risolvere tutti quanti i tuoi problemi in un attimo, ma sei consapevole che stai facendo una cosa sbagliata. Quindi la dimensione umana va a superare quella supereroistica. Tant'è che è molto apprezzabile anche, a mio avviso, come abbiano deciso di rendere il Radiant Black e eventualmente gli altri personaggi, magari con superpoteri, senza stare a dire troppo, sì, super, ma non esagerati. Per l'appunto qui non abbiamo dei Superman, sono comunque dei personaggi dove se ti casca un palazzo addosso ti fai male. Eh sì, anzi, molto male, come si vede nel fumetto. Sì, fra l'altro questo primo volume mi ha fatto esplodere il cervello, ma va bene. E questa è una cosa veramente... A me viene il dubbio, ti ha ricordato Gurren Lagann, è per questo che ti è esploso il cervello?
Sì, cioè, un po' sì, perché ho fatto. Ah, solamente che lì, cioè, se tu guardi Gurren Lagann quando sei un po' più scafato, lo vedi arrivare, capito? Fai, tu non mi convinci. Qui invece fai, oh, sta andando tutto bene. Ok, tu hai dei dubbi, tu hai. Sì, sei uno scrittore fallito. Sì, hai poteri. Non voglio diventare un supereroe. È l'amico che ti fa, ma devi diventarlo perché hai poteri, hai una responsabilità verso il mondo. Papparappappa. E poi arriva Higgins e ti dà gli schiaffoni. Tra l'altro, nominando Gurren Lagann, ammetto che stavo cercando di non fare spoiler prima, ma ho fatto una mezza cazzata perché con Gurren Lagann è abbastanza chiaro che cosa possa andare a succedere. Però ecco, anche lì in realtà c'è qualcosa di differente. Tra le altre cose, in questo caso Francesco mi può venire in aiuto perché lui sa già cosa accade dopo il primo volume. Ciao Akur! Ciao Giuseppe. Ciao Ciao. Giuseppe, sì, Saluta scusa. il nostro caporedattore. Sì, esatto, mi scordo sempre che il suo nick è quello. Comunque, dicevo, fondamentalmente Francesco può venirmi in aiuto senza eventualmente fare spoiler, ma nel secondo Chiaro. volume l'amico di Nathan ha un'evoluzione molto particolare, molto umana, che è ancora in maniera quasi cruda, cattiva, fra molte parentesi userei il termine disgustoso, ma forse esagerato. Molto più umana di Nathan stesso, che aveva comunque i suoi dubbi, aveva le sue problematiche. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che questa cosa dell'evoluzione dei personaggi l'abbiamo vista anche in Invincible, quanti personaggi Sì. evolvono sia nel rapporto tra i personaggi stessi, penso banalmente ad Atomiv e Rex e Robot, eccetera, eccetera, sia anche nei personaggi stessi. Appunto, penso sempre a Rex, ecco, senza fare spoiler. E questo viene esaltato ancora di più in Radiant Black. Quello che dico sempre parlando è che si nota molto bene come Invincible sia un prodotto di banalmente di 20 anni fa e che in cui Kirkman non ha esordito con Invincible, però era un po' uno dei suoi primissimi progetti grossi, enormi, e quindi si stava pian piano prendendo le misure. Quindi ci ha messo un po' a carburare, un po' ad arrivare al suo massimo splendore, al suo apice. Radiant Black è un prodotto estremamente moderno, estremamente attuale, costruito con i canoni di bellezza e stupore che abbiamo oggi, e quindi fin dalle primissime pagine, fin dal primissimo volume, subito esplode, splash page nei punti giusti, colpi di scena nei Per punti giusti, certi versi davvero, quasi davvero. scolastico, però scolastico fatto bene. Pom, pom, pom. A tavolo, sono messi a tavolino con righe e righello e hanno fatto un prodotto perfetto da questo punto di vista. E quindi tutti i colpi di scena, cliffhanger, l'evoluzione dei personaggi che citavi tu, appunto l'amico di Nathan nello specifico, ma anche Nathan stesso che ha una super evoluzione nel suo essere un personaggio principale. Ecco, questo è molto, molto importante. Altra cosa super bella da questo punto di vista è come ogni personaggio sia caratterizzato a 360 gradi. Prendiamo ad esempio appunto non Radiant Black ma Radiant Red Daniel in questo Red. caso, Radiant Red, che sembra, dico sembra perché ormai adesso non voglio fare spoiler, però ecco, sembra un personaggio estremamente cattivo, violento, aggressivo, ma basta semplicemente farlo interagire per un po' e soprattutto raccontare il suo flashback, che ecco che ai nostri occhi, non agli occhi di Nathan e di Radiant Black, ai nostri occhi di lettori è un personaggio completamente diverso e che ci sembra riconoscerlo da un sacco di tempo. E Sì. questo è super, super bello, super Sì, bello. anche qui si Peraltro, torna per una. me, Vai, Angelo, vai. dicevo che per me la modernità si vede anche nel ritmo, perché il punto è questo: negli anni 90 potevi ancora permetterti di fare una storia, appunto, come Invincible, che sì, all'inizio ti spara qualche colpo, però poi carbura con i suoi tempi, no? Poi vabbè, dopo che parte, parte, poi diventa qualcosa di immenso. Penso intorno al sesto omnibus, cioè, perché io ho in mente più che altri capitoli, ma più o meno credo sia intorno al sesto omnibus che secondo me raggiunge un po' l'apice, senza nominare gli eventi, però no, non lo so, no, perché non mi ricordo da quale a quale numero vada. Sì, diciamo che Sesto, cioè, forse il sesto brossurato intendevi. sì, Perché appunto esatto. contando gli omnibus,
un bell'apice se dall'Omnibus 3 all'Omnibus 6, ossia nella parte centrale della storia, pensando a una divisione in 9, cioè è tutto qua, cioè Invisible parte e poi qua su non cala mai, perché appunto è tantissima roba. Nel numero 3, nel terzo Omnibus, appunto, abbiamo il super scontro tra Invincible e Conquest, che è quella pagina tutta rossa, piena di botte, sangue, testate, spettacolare. Nell'Omnibus 5 abbiamo Dinosaur, che fa diventare Las Vegas una lastra di ghiaccio, cioè è bellissimo. Nell'Omnibus 6 abbiamo altre rivelazioni, adesso ci stiamo avvicinando tra un mesetto neanche esce l'Omnibus 7, quindi non volevo fare troppi spoiler, però nell'Omnibus 6 appunto ci sono anche lì, i personaggi evolvono in maniera radicale e le relazioni tra i personaggi poi si evolveranno, come vedremo nel settimo e poi nell'ottavo volume. Fondamentalmente c'è da dire, anche il setup di Radiant Black tecnicamente in maniera simile ad Invincible lo potrebbe aiutare a raggiungere anche delle dinamiche simili, perché una cosa di questo primo volume è che fondamentalmente Higgins e Costa creano comunque un cast piccolo, cioè il cast, certo, di Ryan Black nei suoi personaggi principali di base, se vogliamo inserire anche il padre di Nathan, sono 4, se ci aggiungiamo quindi anche Radiant Red, altrimenti sono 3: Nathan, il suo amico, e il cattivo finale. Certo. Il cattivo. Fondamentalmente è una storia sotto questo, in queste dimensioni, molto cittadina, tant'è che ci sarebbe anche da aggiungere, è molto simpatico anche lì scolasticamente come loro, avendo fatto un setup cittadino, almeno all'inizio, creino delle situazioni impreviste, come può avvenire sostanzialmente in qualsiasi storia ambientata all'interno di una piccola città, all'interno di una comunità culturale di Chicago. La ruota bucata mi ha fatto morire di risate. Sto andando esattamente, stavo cercando quella tavola. Sì, sta qui da qualche parte, ma eccola. Ho aperto a caso e l'ho praticamente beccata. Il dialogo anche lì è veramente divertente nell'essere, fra parentesi, stupido, ma comunque realistico, perché hai per l'appunto un supereroe che si spaccia tale su Twitter, tu magari manco ci credi, lo chiami, questo arriva e ti rompe il crick, perché ti salvo io la giornata e ti rompe il crick e ti lascio la macchina lì. Vabbè, proprio quelle cose che tu, se ci pensi freddamente, dici oddio che cosa stupida, ma in realtà poi è così divertente quando lo leggi, e anche poi divertente come risolve la situazione, che mi ha fatto assolutamente ridere. Ma è divertente perché è verosimile, cioè esattamente quello, è un po' come l'amichevole Radiant Black di quartiere, ecco. Molto alla Spider-Man, esattamente. No, comunque dicevo, tornando e prendendo il filo, cioè negli anni 90 appunto potevi fare una storia che carburava in maniera più lenta, invece questo qua parte sparatissimo, cioè siccome a livello moderno ci sta che avendo molta più produzione, molte più storie, con internet accesso a molte più cose, si vogliono storie che siano in generale più brevi, tant'è che pure i manga stanno andando in quella direzione, stranamente, più brevi, con un ritmo più sostenuto, e che vadano più o meno subito al punto, e Radiant Black non è che perde tempo. Cioè hai il primo numero, che è il classico primo numero da fumetto dei supereroi, con però un protagonista poco classico, e poi però si va, cioè bam 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 bam, fino al 5 sono 4 numeri che vanno velocissimi, e poi il sesto fa un'altra cosa, che però serve anche quella. Il sesto poi fa un'altra cosa, tra le altre cose, che arriveranno gli shorts anche sui fumetti, quindi no, aspetta, metto il messaggio in sovrimpressione, perché sennò lo leggiamo noi. Grazie per il follow, tra l'altro, Minux, l'ho visto adesso, grazie mille. Oddio, ridendo e scherzando, questa è una battuta, però esulando da Radiant Black e parlando piuttosto dell'industria in generale, alla fine dei conti, se prendiamo i manga, quello che diceva Angelo è realistico. Le major tipo Shonen Jump stanno andando ad accorciare i fumetti e non puntano più sull'avere il One Piece che ti dura 30 anni o il Naruto che ti dura 20. Cioè, se un fumetto gli dura 7-8 anni, come sta accadendo con My Hero Academia, già è grasso che cola. Loro adesso puntano più ad avere serie stile Demon Slayer. Allo stesso modo stanno puntando su serie più brevi. Per dire, oggi stavamo parlando di Taizan 5, che ha scritto Il peccato originale di Takopi su Jump Plus.
due volumi sostanzialmente. Però, Francesco, immagino te ne sarei reso conto anche tu, a livello americano stanno andando anche molto con volumi autoconclusivi o con storie più brevi. Mi viene in mente Demon Days, questo di Como. Certo. Ma questo perché è quello che vuole il pubblico, quello che il pubblico chiede, no? Il famoso incontro tra domanda e offerta, nel senso che io ormai quest'anno credo di aver fatto, no, senza credo, le ho fatte tutte, cioè le fiere di Saldapress le ho fatte tutte, in qualsiasi fiera siete andati mi avete incontrato, e le domande del pubblico bene o male comincia a conoscerle, a riconoscerle, a ricordartele, e banalmente in tantissimi chiedono: ma avete volumi autoconclusivi o serie brevi? Perché questo cerca la gente, cioè ci sta a avere l'Invincible da 25 volumi brossurati, il The Walking Dead da 32 brossurati, però poi di fatto ti vende l'Invincible da 9, il The Walking Dead da 9 anche questo, no? La raccolta, poi soprattutto se c'è un buon rapporto qualità-prezzo, come appunto nelle edizioni raccolta di Saldapress. Però appunto volumi come Murder Falcon, volumi come Extremity di Dan Warren Johnson, serie brevi come Crossover di Donnie Cates, che sarà in tre volumi, quindi sono brevi abbastanza, esattamente. Mamma mia, ma il punto è perché poi io ne faccio anche un discorso purtroppo economico, no? Cioè, nel momento in cui qualcuno inizia qualcosa, se sa che quel qualcosa durerà 20 cartonati, cioè ci pensa 20 volte, perché dice: aspetta, devo fare quella spesa 20 volte. Mentre se il volume autoconclusivo è un volume che compri, se non ti piace lo puoi anche regalare all'amico, se ti piace, come prima parlavi di Murder Falcon, che qua penso che tutti e tre ci ha distrutto dentro, lo compri, lo leggi e fai: minchia, lo comprerei due volte altre. Sì, ti rivoluziona il tuo senso del fumetto, l'hai fatto di più un volume. Esatto. Assolutamente. E in questo senso, secondo me, poi si può incastrare anche Radiant Black nell'ottica in cui, se ho capito bene come funziona, a un certo punto costruisce, diciamo, in verticale con il Massiverse piuttosto che andare in eterno con una sola serie. Esattamente, l'idea è quella. L'idea di Radiant Black, che adesso si svilupperà pian piano, perché appunto in America è un anno circa che sta uscendo Radiant Black, e pian piano stanno cominciando ad arrivare i vari spin-off del Massiverse. L'idea è quella che ci sia una serie principale, che appunto è Radiant Black, di cui abbiamo qua il primo volume appena uscito, e il secondo l'abbiamo già annunciato per febbraio. Esatto, eccolo lì. E che ci siano X, un numero indefinito di spin-off secondari e comprimari, che vanno di fatto a raccontarti parti alterne, parti altre della vicenda, ecco, senza fare troppo spoiler. Sì, che c'è da dire comunque che effettivamente, per l'appunto, essendoci, avendo le informazioni, no? Perché comunque si possono leggere determinate cose, di base funzionano anche proprio perché sono spin-off nel senso più puro e genuino del termine. Cioè, fondamentalmente, Radiant Red è il primo in ordine temporale che potrebbe uscire, e ve lo dirò già adesso pubblico, Radiant Red è bellissimo, cioè nel momento in cui anche quello arriva è da prendere, vi faccio da capo di vedere. Lo prenderei perché con due numeri e mezzo quel personaggio mi ha conquistato. Vi faccio da capo di vedere, questo è lo stile. Uno dei motivi per cui, tra l'altro, prima stavamo parlando della differenza di autori, è perché di base questo brossurato ha 6 capitoli, i primi 5 sono per l'appunto di Higgins e Costa, per andare a stringere, perché in realtà ci sono anche degli aiuti ai colori in alcuni capitoli, anche alla sceneggiatura, però il 6° capitolo in realtà è stato scritto da Cherish Shen, che è poi l'autrice che ha lavorato a Radiant Red, cosa che fondamentalmente con questo Massiverse è diventata immediatamente la norma. Nel momento in cui si andava a dover introdurre il supereroe di turno, no. Cosa? Ah, ciao Alex. Ti ho visto fare ciao Angelo, ho detto tipo, pensavo mi sta facendo segno di stare zitto, qualcosa del genere. Sì, hanno introdotto questi autori in questo modo molto furbo, molto buono, molto coerente, e questi spin-off funzionano proprio perché, a mio avviso, uno spin-off non deve levare nulla all'opera principale.
anche proprio per il discorso non semplicemente monetario, quanto in realtà proprio narrativo. Se io lettore sono costretto a dover andare a prendere degli spin-off per comprendere un personaggio, probabilmente chi lo stava scrivendo lo ha scritto male, o comunque si è immaginato le cose in maniera diversa. Radiant Red, partendo soltanto da lei, o lui, dipende cosa c'è dietro il casco, in realtà abbiamo già fatto vedere che è una donna, però vabbè. Partendo da Radiant Red, lei funziona, finisci questo brossurato, hai capito il personaggio, hai capito come è stato costruito, hai capito il dilemma che lo porta a fare quello che sta facendo, e funziona. Lo spin-off di Radiant Red funziona se poi ti sei innamorato del personaggio e vuoi leggere qualche cosa di suo. E immagino assolutamente. Che però questo vale anche per gli altri. Tra l'altro, per l'appunto, non mi voglio sbilanciare, io aspetto come il pane lo spin-off di Radiant Pink. Quello è incredibilmente moderno. Cioè, fondamentalmente noi abbiamo visto, stiamo elogiando il modo in cui Radiant Blank riesce a essere ancora più moderno rispetto a Invincible, e c'è da dire che era una necessità, arrivati nel 2022, dover essere moderni. Radiant Pink riesce ad esserlo in un modo che da un lato può effettivamente stuccare, perché mi rendo conto che io stesso a 27 anni, nonostante sia qui a parlare con voi su Twitch, ho visto delle dinamiche che mi hanno fatto quasi sentire vecchio, che è stupido da dire a 27 anni, ma siamo in una generazione dove veramente fra un anno e l'altro cambia l'ira di Dio, ma proprio per questo riesce a essere estremamente fresco, estremamente on point, e varrà la pena leggerlo, varrà veramente tanto la pena leggerlo. Però, per l'appunto, tornando su Radiant Black, vai Angelo, ti lascio parlare. Hai parlato da mezzo tanto, mi hai fatto perdere il punto da cui ero partito. Ti odierò per io riprendo la voce bevendo acqua, tu parli. No, vabbè, lì era il punto sempre del ritmo, di come fare le cose, e stavo dicendo della costruzione che fa in generale, che poi anche qui è curioso, no? Cioè, laddove il pubblico molto spesso chiede, no, storie brevi autoconclusive, c'è però anche tanta voglia da parte del pubblico spesso di avere questi universi espansi, tipo esce un prodotto singolo autoconclusivo, sia fumetto, sia film, sia quello che volete, sia serie, TV, breve, no? Alla gente piace e si ha questa voglia di vederne sempre qualcosa in più, di vedere il suo mondo narrativo espanso, no? Eccetera, eccetera. Che è quello che poi sta portando, secondo me, anche un po' a tutta quell'ondata di sequel, reboot. Assolutamente. Cioè, ma anche perché è molto più facile giocare con l'emotività della gente se il brand è già conosciuto, piuttosto che creare un brand da zero. Quindi è per quello che sono 40 anni che si vocifera di un Ritorno al Futuro 4, sono 20 anni che si vocifera di un sequel di Buffy, la Mazza Vampiri, o è stato fatto una trilogia sequel di Guerre Stellari, perché è più facile. Ma come usciranno Avatar 2 e 3, come è uscito Blade Runner 2049, che nel suo essere un film bellissimo fa quel giochino lì. Come uscirà, certo, Indiana Jones 5? Indiana Jones. Ecco, come? Nonostante... Eh? Che cosa hai detto, Fra? Ci siamo come... detti insieme, Indiana Jones 5. Ah, sì, vabbè, esatto. Quello dopo il 4 per me si poteva anche evitare, ma anche dopo il 3. Anche dopo il 3. Dopo il frigorifero antiatomico si può evitare tutto, però appunto in questo modo credo che riesca a soddisfare le due esigenze, cioè l'esigenza di avere una storia che abbia un ritmo moderno, che vada dritto al punto, eccetera, ma anche l'esigenza di avere l'universo espanso che può piacere a tantissima gente, quindi un mare di storie ambientate tutte nello stesso mondo che poi uno può comprare, leggere, prendere a seconda del gusto, insomma, o dell'interesse verso il singolo argomento, specialmente se poi non vanno a distruggere la narrazione principale, ecco. Esatto. Se sei The Book of Boba Fett sei sbagliato, diciamo, in un certo senso. Se sei uno spin-off, se sei Rogue One... Rogue One, esattamente. In questo caso, bene o male, si sono assicurati... Cioè, allora, nel fare la... chiamiamola Hickmannata, ok? Perché quando penso a questi universi, a me viene in mente Hickman. Cioè, è veramente una persona che da un lato si ama, da un lato si odia, perché ha creato tutti questi universi, claro, che delle volte molla lì, come un dio cattivo molla l'universo appena creato. Però per l'appunto se la sono pensata bene, perché il crossover Supermassive di base è un crossover che avviene... perché per motivi che non si stanno a spiegare, però avviene, ma di base gli universi sono separati fra di loro,
Quindi gli spin-off di Radiant Black, quelli sì, sono effettivamente spin-off che avvengono nell'universo di Radiant Black, ma poi i vari altri spin-off di cui per l'appunto stavamo anche parlando in pre-live, quindi Rogue Sun, Deadly Pink, non mi sto ricordando il nome. Inferno Girl, Deadly Lucky, Esatto, Radiant Dead Pink. Lucky, sono in universi altri. Fanno comunque parte del progetto della Image Comics, di questo progetto nato fondamentalmente da Higgins e Costa, che tra le altre cose vorrei dire che nel loro essere molto giovani, nel loro aver lavorato su tante cose, qui veramente li vedo due autori con una fame di voler diventare grandi con quest'opera. Apro e chiudo la parentesi, perché di base, ecco, prendendo l'esempio di Kirkman non è nato con Invincible, era già grande quando l'ha fatto. Certo. Quindi, sotto un certo punto di vista, per lui Invincible è stata una conferma. La conferma di poter fare un fumetto di genere comunque interessante, di poter riconfermarsi come un grandissimo autore, mentre qui Higgins e Costa stanno letteralmente divorando le pagine perché devono dimostrare di essere grandi. E questa cosa mi fa impazzire, sia umanamente, perché vedere degli autori che si comportano in questa maniera è meraviglioso, sia perché mi dà ulteriore fiducia per il progetto, perché sotto questo punto di vista mi viene molto difficile pensare che la possano buttare in caciara. Ed essendo arrivata, No. avendo letto anche l'ultimo capitolo recentemente, che è uscito tipo settimana scorsa, la fiducia sta sempre a livelli altissimi con loro. Ho È perso quello che vero, stavo dicendo all'inizio, però facciamo è finta di vero. niente. No, ma non è importante. Intanto comunque il concetto è rimasto, cioè appunto questa idea di costruire un universo, ma poi di avere anche una strada principale Sì, da e seguire. chiaramente l'idea di Saldapress è quella di pubblicare tutto. Non pubblicheremo, come stiamo dicendo qui, lo ribadisco perché è sempre utile, non pubblicheremo solo la serie principale, che è questa Radiant Black, con queste copertine che, come dicevamo prima, saranno componibili, tutti uguali, ecco, seguiranno una certa struttura narrativa anche le copertine, ma andremo ad avventurarci anche appunto nei meandri di questo Massiveverse, così chiamato, e quindi pubblicheremo tutti gli spin-off. Dicevamo che a seguire del secondo volume di Radiant Black, in uscita appunto a febbraio 23, come ha annunciato Luca, dal Radiant Black volume 2, dicevo, comincerà ufficialmente il Massiverse. Quindi tra Radiant Black volume 2 e Radiant Black volume 3, in mezzo ci saranno degli spin-off. Quindi cominceremo a scoprire sempre di più, conoscere sempre di più tutto quello che fa parte di questo macro universo. E la cosa è super, super interessante. E per far capire sempre di più che Radiant Black intanto è uno, l'erede spirituale designato di Invincible per tantissimi motivi, e due, che appunto è un universo che si compone, e quindi vogliamo andare incontro ai lettori di Saldapress, a quello che conoscono, notare che la costa di copertina è esattamente uguale a quella degli spillati di Invincible, dei cartonati, dei Ah, brossolati di Invincible, non avevo notato questa perché cosa. no, nemmeno io, perché come vedo io, ah, ok, sì, quel bianco più Sì, ok. un'opzione di colore, questa Questo cosa è blu è bellissima. Radiant Black, questo giallognolo è Invincible. Sì, E è tutto nel cartone, sommato. tutto l'universo di Invincible, adesso qui io in mano ho, non ho Invincible, ma ho Invincible Universe, appunto, prima che mi è capitato. Tutto l'universo di Invincible è tutto con questo gioco cromatico tra bianco e fascia colorata, dove ogni volume ha un colore diverso, però anche da lontano è indicativo, tu lo capisci. E Radiant Black, appunto, nasce con questa bicromia bianca e fascia colorata per richiamare appunto l'idea di universo espanso condiviso e l'idea di io sono il secondo Invincible, no? Tipo la seconda venuta di Cristo in terra, quelle cose del genere. Però sì, cioè, ha davvero tante attinenze con Invincible. Vuoi anche, adesso mi viene in mente tutta la tematica familiare, no? Sì. Come Tra l'altro, il personaggio del padre mi è piaciuto tantissimo, nel suo, perché lì era facile ricadere nello stereotipo, cioè era Yeah, creare facile il padre cadere nello assente, stereotipo. il padre cattivo, Sì. il padre. Il padre boomer che dice: tu voglio scrivere per vivere, ma vai a lavorare. Cioè, ecco, quello stereotipo lì, no? Quando invece,
è un padre anche lì un po' molto più moderno, pur, cioè è anziano ma moderno nell'approccio, nel dire va bene figlio mio, tu vuoi vivere scrivendo le tue storie, però cioè, visto che nessuno ti sta pagando per farlo, nel frattempo lavora. Ma guadagno degli spiccioli. Guadagna degli spiccioli. Esatto. Cioè, è un approccio che è tremendamente attaccato alla realtà, specialmente se teniamo conto che alla fine Nathan potrebbe essere il parallelo anche di un qualsiasi fumettista in erba, eh. Cioè lui è lo scrittore, perché ci sono pure due pagine dove c'è l'incipit della sua storia. Non me la... Quella cosa non me l'aspettavo, ecco. Questa cosa mi ha completamente lasciato basito. Però è un utilizzo consapevole dei muri di testo, quindi muri di testo nel senso che è letteralmente l'incipit della sua, del suo nuovo romanzo o racconto che sia, però è bella questa idea perché è attaccata alla realtà, questo fatto del se vuoi fare questo mestiere finché non diventi grande, non di età ma grande, conosciuto, dovrai comunque accompagnarlo a un altro lavoro perché altrimenti non potrai viverci. E per quanto triste sia, come detto, che sia scrittore di romanzi, che sia fumettista in erba, disegnatore in erba, vale questo certo. Principio. Tu hai bisogno di tempo per produrre la tua arte e per fare pratica, ma al contempo nessuno ti paga per farlo e quindi devi trovare un altro modo per vivere. Da qui è tutto il discorso dei debiti. Cioè dire, quello è anche molto, 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 molto narrazione americana. Cioè, sotto questo punto di vista, anche lì, a livello di modernità, Radiant Black ha dei momenti, non direi campanilisti, perché in realtà non sono di elogio di quello che è la cultura americana, ma comunque di riconoscimento di quello che sta accadendo in questi anni. Mi viene in mente lo scambio di battute fra Nathan e il suo amico con i due poliziotti, dove per l'appunto l'amico di Nathan è molto, molto personaggio, modello... polizia che abusa sui civili con certo, tanto di battuta certo. Sul è facile dire queste cose a telecamera spenta, che è effettivamente una cosa dove lì per me è stata normale leggerla, immagino anche per voi, però mettendoci nei panni magari di un lettore che ne so, magari non ha la nostra età, anche il ragazzo di 16 anni che non sta dietro i TG, magari legge quei dialoghi e non gli torna la scintilla, non gli torna in mente, non gli si accende la lampadina, perché sono cose che noi qui in Italia non abbiamo. Quindi sotto questo punto di vista anche lì si nota tanto come mastica, in questo caso Higgins ha voluto masticare quello che è tutta quanta l'America di oggigiorno, complessa, particolare. Senza, voglio dire, ricadere nello stereotipo del protagonista che insegue il sogno americano, che... Ecco, sì. Non è mai esistito, non è sempre stata una di quelle cose, mamma mia, cioè già con i fumetti so che è terribile la situazione a volte, quindi immagino con i romanzi. Quindi senza inseguire un altro stereotipo che è quello, no, del sogno americano, fama, soldi, successo, insomma, che spesso si riallaccia a alcune storie di supereroi nel passato, ci si aggrappavano, no? Yeah. O comunque sì. Portavano i personaggi in quella direzione. Radiant Black no, anzi dagli indizi che dà l'entità cosmica mi preoccupano un paio di cose. Sì, diciamo che oggigiorno con per alzarmi a quello che dice Francesco, con la cultura dell'internet diffusa, lo streaming legale sempre più diffuso, appunto tutte le piattaforme di streaming, da Disney a Netflix ad Amazon a HBO, Now TV, ce ne sono milioni. Se già prima, quando banalmente c'era Mediaset e basta, vivevamo un po' di cultura americana riflessa da film e serie TV, ora ancora di più, quindi è per quello che riusciamo a capire, magari non al 100%, ma al 90%, la battuta sulle telecamere spente, sui poliziotti che pestano i diritti civili. Banalmente mi viene in mente serie TV che ho visto recentemente, anzi che ho finito di vedere recentemente, Brooklyn 99, quindi Brooklyn 99, bellissima. Che è la Scrubs ambientata nel distretto di polizia, bellissima, e lì più di una puntata affrontano queste tematiche di strada, la tematica del razzismo della polizia o verso la polizia. Quindi è molto, però ecco, non sono cose che succedono magari
anche da noi, nel senso penso banalmente a episodi come Carlo Giuliano, Federico Aldrovandi, ecco, penso a episodi politici attuali, però in America chiaramente è più vissuta, pensiamo al ragazzo nero ucciso così in occhio sul collo, cioè banalmente. Sì, no, per l'appunto, cioè è una cosa che potrebbe sembrare scontata, ma comunque non lo è, perché poi alla fine dei conti questi sono argomenti polarizzanti e anche la battuta può creare, proprio perché per l'appunto se la consapevolezza di Twitter, di internet è, una battuta può creare una cascata quasi incontrollabile per qualsiasi autore poi decida di mostrare qualcosa all'interno di un capitolo. Per quanto, tra le altre cose... se da un lato c'è una grande consapevolezza di quello che è il mondo del 2022, da un lato ho notato anche una specie di anacronismo nell'amico di Nathan, che tecnicamente sembra lavorare in quella che è una videoteca nel 2022 è quanto di più anacronistico possa esistere, ma contestualmente anche lì rientra molto in quella che è la nostra cultura, perché alla fine dei conti l'amico di Nathan è un hipster. È una specie di hipster fondamentalmente. Certo, lui ha letteralmente dei dialoghi che di per sé possono sembrare inutili, essendo lui all'inizio un personaggio secondario che non si capisce se dovrebbe tornare più volte, se verrà lasciato. Se vuole essere poco più di una macchietta o un comprimario effettivo. Esattamente. Quindi tutti i dialoghi, ad esempio, che fa sui film, come fruirne. Il modo in cui parla, ad esempio, con il cliente abituale che viene mostrato ogni volta, fino alle sue battute un po' maleducate, con vabbè, alla mancanza di gusto, non c'è rimedio. Io ho sentito una specie di flusso di empatia costante, sì, verso Angelo, quel eri personaggio. Tu. Perché mi sentivo come quando capita che escono quei discorsi e parlo, eccetera, a volte sono io quello che nella mia mente dice: no, vabbè, ma. No, tu non lo dici nella mente, tu lo dici chiaramente, lo scrivi anche più volte. Cioè, il cliente lì probabilmente ti avrebbe chiesto di vedere un film di Nolan e tu avresti risposto allo stesso identico modo dell'amico di Nathan, sostanzialmente. Vabbè, ma quella si stava, voleva farsi la maratona di Soderbergh, voglio dire, già solo che mi va a citare una cosa simile, faccio tanto di cappello agli autori, tipo, bene. Maratona, che autori che tra le altre cose anche lì, tornando per quanto riguarda la, chiamiamola, fame di rivalsa eventualmente, hanno una storia alle spalle, nel caso di Higgins, che ti fa anche capire determinate cose all'interno del fumetto. Higgins ha lavorato ad esempio ai Power Rangers e effettivamente i design e alcune idee presenti all'interno di Radiant Black sembrano tanto prese dai Power Rangers e dai Super Sentai giapponesi. Ma la stessa trasformazione, cioè con la tavola che si scompone, no? E hai la sequenzialità gira attorno al soggetto principale con la tuta che man mano gli cresce addosso, fa molto Power Rangers. E... Un po' esatto, tra Power Rangers, Cavalieri dello Zodiaco, Sailor Moon, l'immaginario è quello, cioè andiamo dai Power Rangers al Tokusatsu, alla Kamen Rider, è davvero Invincible col costume dei Power Rangers che si trasforma in Sailor Moon, cioè è un mix di culture, di influenze, di stili, di narrazioni, che però poi finisce per creare un prodotto che, come si vuol dire, è più della somma dei singoli prodotti. Sì, esattamente. Guarda, questa è proprio simplificativa, personaggio che piglia il coso con la mano e intorno le vignette con lui che si trasforma. Cioè. Più che altro la cosa interessante è che non c'è una paura da parte degli autori di mettere in mostra queste influenze, anche perché da capo sono consapevoli, quindi sanno perfettamente che il lettore, magari non dico quello di primo pelo, ma quello che ha già letto qualche cosa in più, o che con un accesso a internet va a vedere che Higgins ha lavorato sui Power Rangers, tanto per dire, fondamentalmente si renderebbero conto di queste derivazioni. Quindi loro le mettono in primo piano, le trasformano in qualche cosa anche di utile alla narrazione, e le modificano a loro modo. Questa cosa, ripeto, per me è molto 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 coraggiosa, perché sarebbe molto facile per loro cercare di nascondere in un certo senso queste... Buonasera. Sì, buonasera, ho ringraziato anche prima per il follow. Più che altro, cioè, a parte la cosa dei colori, che ovviamente è la cosa più
Power Rangerosa che ti venga in mente, ci gioca proprio quando l'amico di Nathan, mannaggia che non ricordo mai i nomi, deve decidere il nome da supereroe di Radiant Black. Cioè, ci sono due giochi carini lì. Uno è sul quaderno di appunti che c'è scritto Mighty Morphin, e poi tipo è barrato e c'è scritto no, ci fanno causa, tipo una roba simile. Non mi ricordo la parola precisa, però sembra molto un ci fanno causa, plagio, una roba simile. E il secondo gioco molto carino è quando dice ma non sarebbe meglio Black Radiant? Ecco, esatto. Non sarebbe meglio Black Radiant? Darkness sembra tipo il logo di una band metal. Scritto in quel modo, cioè. Infatti già preso, dice sì, se sembra una roba alla Spawn, una roba simile. No, però mi sa che c'è la vignetta dove dice tipo ci fanno causa, non lo so, mi ricordavo questo ricordo. Sì, sì, c'è Mighty Morphin cancellato con scritto querela. Querela, non causa, querela. Il secondo gioco carino che fa, dice ma non sarebbe meglio Black Radiant? Lui dice sì, ma che sei tipo nella Silver Age della Marvel, ma che, ma non rompere le palle, è meglio Radiant Black, suona meglio. Quindi è proprio un gioco consapevole, sì, con tutte le influenze che il prodotto ha, e questo è bellissimo perché non cerca di nasconderle facendole poi a volte vedere ancora di più, ma te le mette tutte in mostra, dice guarda, da qui parto, vediamo dove arrivo. Sì, diciamo che è bello perché l'autore di fumetti si abbassa tra virgolette, chiaramente si abbassa al ruolo di ciao Diego, grandissimo, si abbassa al ruolo di lettore collezionista, quindi si mette sullo stesso piano dei suoi lettori e fa l'amicone, cioè dice cacchio, io sono uno di voi, sono come voi, non sono un autore, cioè non è che essendo autore mi metto su un piano diverso ed è una piramide, una verticalità, no, siamo tutti uguali, è quello che fa Donny Cates in Crossover, no? Divenendo parte della sua storia e mostrando di saperne a pacchi, è quello che fa in Casa Salda Press Stefano Conte, The Sparker con il suo Volt. Okay, io purtroppo ce li ho giù quei volumi, mannaggia, cioè, però sì. Qui dentro c'è tutto l'amore per il fumetto, per il collezionismo, si vede che Stefano Conte ha passato l'infanzia, la giovinezza in fumetteria a parlare di fumetti. Perché sì, ma anche lui non, per dire, non si fa problemi a nascondere che il suo stile è sì italiano, ma in realtà poi si mischia questa cosa un po' all'arale, un po'... Assolutamente. Un po' la Toriyama. Sì, alla Toriyama, quindi si mischia un po' il tutto alla fine. Ed è bello perché, cioè, perché comunque a volte può succedere che nel nascondere delle influenze degli autori finiscano per si risulti poco, sì, convincenti, o manieristi, sì, o manieristi, cioè nel senso il ricalcare basta, invece così c'è, cioè, una rielaborazione completa di tutto ciò. Ma per dire basta, anche a livello di scusa Francesco, vai. No, vai, non volevo interrompere, vai. No, è molto veloce in realtà, cioè sostanzialmente sempre per quanto riguarda il rielaborare quello che è già visto tecnicamente. Se si pensa al banale cambiamento di colori stile Power Rangers, quindi stessa tuta ma colori differenti, già soltanto con Radiant Red, tanto per dirne una, si può notare come comunque Costa e Higgins avessero l'idea del sì, facciamo le tute stile Power Rangers, ma Radiant Red le facciamo un costume che ogni 2x3 non glielo cambiamo, tant'è che se si va a vedere sostanzialmente in quasi ogni pagina il costume di Radiant Red cambia per via dei suoi poteri. Contestualmente, proprio a livello di colore, proprio come colorista Costa, qui la butta giù pesante, perché utilizza quei colori per creare questo effetto neon, tra l'altro studiati a mio avviso perfettamente, perché usa veramente veramente bene, e già in questo primo volume si possono notare delle cose. Nel secondo volume ci sono delle tavole che con questo uso dei colori dei vari Radiant fa delle cose meravigliose, forse un minimo epilettiche per qualcuno, ma grazie a Dio non sono immagini però sono statiche, quindi non corre, esatto, nessuno corre il rischio di fulminarsi. No, se quello ci facessero che un anime dovrebbero mettere un warning, questo sì. E questo, no, tipo di prodotto questo è il tipo di prodotto che potrebbe venire bene sia animato stile Invincible, quindi più americano, sia che anime, secondo me potrebbe venire bene in entrambi i modi, o addirittura una cosa mischiata, non lo so.
Ultimamente con Fra ci ritroviamo a parlare di questi prodotti di animazione mischiati. Qualche mese fa abbiamo parlato di Wacko, per dire, che è un po' un trionfo di influencer. Sì, cioè, se no, io volevo arrivare, che riescono a mettere insieme più stili, sono veramente, la gente ci prova, ci sono studi che ci provano, e quando ci riescono tirano fuori delle bombe incredibili, quindi sarebbe una gran bella cosa per un approccio simile. Il più bello chiaramente è Gumball in questo caso. Mamma bello, mia. Bello, caspita. Sì, peraltro mi hanno tipo affiancato a un personaggio di Gumball, hanno detto che sono io, che è Anais. Cioè, mi hanno detto che sono io proprio caratterialmente, quindi mi hanno obbligato a mettermi la sua propic per mesi, perché mi hanno detto no, sei tu, devi metterti questa foto profilo. Va bene, lo fa. Non è che è stato un obbligo, è che ci somigli, cioè la tua faccia è quella per buona parte della giornata. Dai. No, comunque volevo arrivare a parlare di una cosa, visto che Fra mi ha dato il là con i colori, visto che poi sono, ci sgridano che non parliamo mai dei disegni, delle cose, ed è anche vero, volevo arrivare a parlare un pochino dello stile in generale, cioè a tutto tondo, perché abbiamo parlato di influenze, ma mi interessava proprio parlare dello stile. Volevo partire da un concetto in particolare, che è l'utilizzo, perché è un fumetto chiaramente disegnato in digitale, questo secondo me. Si vede in diversi aspetti, si vede anche nelle vignette piccole dove ci sono i campi lunghi che sono pieni di roba, quindi questo è tipico, certo, del digitale, anche proprio come definizione, no? Nella tavola fatta a mano, nella vignetta piccola col campo largo non riesce a mettere tutto in maniera precisa, però quello che mi è piaciuto un sacco è l'utilizzo degli effetti che il digitale ti consente di usare, per esempio partendo dalla tuta di Radiant Black con il glow attorno alla figura, che è una cosa che in digitale viene meglio, ha tutti gli effetti visivi degli attacchi, le sfere, che ce l'ho aperta a caso, ce l'ho qui davanti, le sfere di potere di Radiant Black che danno il negativo, che fanno i colori in negativo nella zona che circonda. Cioè, anche quando si scontrano con Radiant Red, che fanno tutti, no, i vari effettoni rossi. Esatto, i fuori registro, no? Tutti dove mischiano i registri di colore, cioè spettacolare. Qui quando fa questa specie di sparata di potere, sempre Radiant Black con tutti questi effetti. Abbiamo preso la stessa pagina. Vabbè, No, ma che tra le altre cose, al di là anche dell'utilizzo del core, in questo caso anche per dire a livello proprio registico, cioè per esempio in questa pagina ti fa una roba che è spaziale, ti fa questo cambio, sì, ecco, anche quella stupenda, ne abbiamo parlato recentemente, ti ricordi, con Wano, che noi speravamo che il pugno portasse, invece te lo fa per l'appunto Costa in qui. Ti parte da te. Fa i panel con il palazzo e poi li rompe con Radiant che precipita colpito dal pugnazzo di Radiant Red, quindi mi è piaciuto un sacco proprio l'uso consapevole del digitale, che ormai non è più una novità ma è una realtà da un decennio, non lo so, da un sacco di tempo, e quindi però va usato consapevolmente, che non è, come diciamo sempre io e Fra, fare gli swishy swashy con gli effetti di Paint, ma è avere proprio un'idea visiva, una codifica visiva di un qualcosa che ha poi un significato. Il glow sul contorno di Radiant Black non c'è sempre, c'è in determinati motivi, ha un significato visivo, i fulmini ne hanno un altro, le venature su Radiant Red che sono brillanti, diciamo, hanno un altro significato ancora, quindi quest'uso consapevole del mezzo. Sì, infatti quando il mese scorso ho fatto il primissimo post in cui ho detto che con l'acquisto di Invincible vi regalavamo l'album spillato omaggio, ho messo come immagine su Instagram la cover dell'album che avevi tu, Angelo, in mano, e dietro tutto il fulmine rosa, non so se lo ricordate, cercando di dargli l'effetto, sì, più glow, più fluo, più visibile. Lì infatti mi sono messo, sono perso un'ora quella mattinata, però ho cercato di fare il meglio che potevo fare con la mia conoscenza di Photoshop, che non è quella di Marcello Costa, ecco, però alla fine sono abbastanza soddisfatto, però perché volevo proprio rendere quell'idea di
quanta bellezza, anche grafica, anche estetica, anche a livello design, ci sia nel fumetto. Cioè io qui davanti a me ho proprio una tavola che fa capire quanto non serva inventare cose nuove, quanto utilizzare ciò che già di bello esiste. Penso appunto a questa tavola qui, non so quanto si capisca appunto da schermo. Ah, sì, sì, quella in cui sì, cioè praticamente l'inseguimento aereo fra Radiant Red e Radiant Black. Esattamente, no? Sì. Varie vignette storte con il dettaglio del pugno e l'inseguimento qua con le strisce fluo. Cioè questo lo faceva da Dragon Ball, banalmente sì. In ogni combattimento di Dragon Ball ci sono loro che si inseguono nel cielo dandosi pugni e ogni volta che si danno il pugno fa la scarica del flash di luce. Però cioè, se devo scegliere se guardare l'ennesimo Goku Vegeta o Radiant Black versus Red, questo mi sembra fatto estremamente meglio da tanti punti di vista, cioè con il colore e dell'estetica soprattutto. Cioè rispetto alle... inventare un nuovo modo di fare botte, perché a botte si fa così dagli anni 70-80, cioè gli shonen e manga si fondano sul fare botte, però è come fai vedere che fai botte che cambia tutto. Sì. In America il modo di fare a botte, insomma, l'ha tirato fuori un po' Kirby, e poi da lì sì, ci sono state delle evoluzioni, ci sono state delle commistioni con l'Oriente che ha avuto tutta un'altra storia e codifica dell'azione, però difficilmente nel 2022 inventi un nuovo modo di rappresentare le botte in un fumetto, cioè, banalmente è molto complesso. Esatto, cioè che poi quello che fanno tantissimi autori, il punto è sempre come questo mezzo lo sfrutti, quindi la stessa idea di a proposito dell'uso tagliare quello rosso, tanto per dire, questa, vi prendo questa vignetta, no? Questa super classica, che è sostanzialmente è la vignetta in cui lui decide di cercare informazioni, quindi si mette alla guida su driver e si mette a parlare con i clienti. Una cosa per l'appunto super interessante di questo fumetto anche è che di pagina in pagina non c'è uno stile fisso, non c'è un utilizzo sempre uguale della closure, delle vignette. Per fare un esempio simile, i tre Joker, pubblicazione recente di Panini DC. I tre Joker è un fumetto che a livello di sceneggiatura è meraviglioso, i disegni sono stupendi, però a livello di strutturazione della pagina è classico, 3x3, fine, super easy, super quadrato, è della serie la minestra che so che funziona, non voglio impegnarmi sotto questo punto di vista, vado avanti così. Radiant Black sotto questo punto di vista invece è diverso, perché per l'appunto la pagina funziona con uno scopo preciso da parte dell'idea di Costa. Mi permetto di mettermi in grande, cioè questa mi ha folgorato per un motivo, cioè tu hai Red che dà un pugno che ti porta a guardare, e ora a specchio è un macello, che ti porta a guardare verso la direzione del braccio, poi scendi qua, poi torni indietro da questa parte e guardi Red, poi vai di nuovo dall'altra parte perché la mano arriva da destra e non te lo aspetti, perché normalmente ti aspetteresti una mano che arriva da sinistra e invece va a destra perché deve darti il senso di... deve impatto. Respingerti in senso di impatto, che nella lettura da sinistra a destra la mano da quella parte ti dà e poi di nuovo va giù, cioè con degli elementi che escono fuori dalle vignette che sono però tagliate e sono tutte quante senza i bordi, diciamo, verticali, ora senza andare in termini troppo tecnici, cioè senza dire aperte, chiuse, cioè, però cioè. Questa cosa non è sempre così, cambi scontro. Cioè, questa per dire è già completamente diversa. Qua c'è un sacco di vignette chiuse, e poi, però poi c'è quella ginocchiata che è completamente off panel, che è, diciamo, il fulcro dell'azione, mentre tutte le altre vignette della tavola ci girano quasi attorno. E tu giri le pagine e vedi questo utilizzo del paneling sempre diverso, che è super stimolante anche nella lettura, cioè ti porta anche a... quasi a volte o a soffermarti di più, se come me o Fra, cioè, ti piace perdere tempo a guardare perché e come ho utilizzato quella vignetta, oppure ti fa correre un sacco, cioè io a prima lettura ho corso un botto leggendolo, perché ti incalzano anche per questo fatto di cambiare continuamente, ti incalza a leggere sempre di più e andare sempre più avanti. Poi però magari ogni tanto mi fermavo, tipo a fine capitolo mi fermavo, tornavo indietro e mi guardavo, no, la strutturazione delle tavole, perché poi sempre bellino.
Per quanto sia una l'utilizzo di strutturazione tale delle vignette che delle volte porta anche a rallentare il ritmo, poi ovvio nella voglia, nella foga di voler leggere uno magari se lo può mangiare, ma ad esempio questa sequenza di vignette, queste cinque inferiori, portano tanto a rallentare il ritmo di lettura perché ti devi per l'appunto immedesimare in quello che sta pensando in quel momento Nathan. Ed è anche lì una bomba, perché un fumetto del genere, come diceva Angelo, è fatto proprio perché deve essere mangiato velocemente, però c'è la consapevolezza degli autori di rallentare il ritmo della lettura quando necessario, proprio perché comunque Nathan e il suo amico non sono dei personaggi super che devono correre da una parte all'altra, sono personaggi che, come dire, non hanno paura, Costa e Higgins non hanno paura del silenzio. Non hanno paura di Sono creare personaggi questi reali. momenti. Esatto. E, per dire, la scena della gomma forata invece è super semplice, super classica, anche se c'è tipo una tavola carina che fa 4-3-2-1 con le vignette, allargandola sempre di più, no? Però, dire, lì fa un'altra cosa ancora, perciò in base alle situazioni c'è proprio un utilizzo consapevole del paneling, anche a volte delle linee cinetiche, che sono una cosa che l'Occidente ha sempre un po' delle scuole di pensiero, c'è chi è totalmente contro, chi ne usa un botto, anche lì sono utilizzate in maniera molto consapevole, lì, qui, volevo dire. Ma infatti una grande differenza, no? Mentre parlavate mi è venuto in mente una grande differenza tra Radiant Black e Decorum. Si parlava di Madonna. estetica, di design, no? Questo, ma qui Mike Huddleston fa un lavoro assurdo, cioè qui apro a caso, passiamo da tavole così a tavole così, qui sto proprio sfogliando completamente a caso, come vedete, cioè ogni pagina cambia lo stile narrativo, il tipo di disegno, di colorazione. Il problema è che, si vede proprio l'Hickman delle infografiche, il problema di Decorum è che viene fatto quasi in maniera accademica del tipo ti faccio vedere che cosa so fare, ok? Mike Allison dice io so fare 50 stili, te li faccio vedere tutti e 50, uno stile in ogni pagina, ti faccio vedere quanto sono bravo. Ma una delle grandi critiche che si può muovere a Decorum è che questo cambio di stili non è funzionale alla narrazione. Non è che il pianeta A te lo disegna sempre in un modo, il pianeta B in un altro, e te così, in base al tipo di disegno, sai in quale pianeta ti trovi, no? Come talvolta viene fatto per il flashback, per il flash forward, per i ricordi, a volte si A nomina me anche una pista forse diversa. l'esempio principe di questo discorso degli stili che mi viene in mente, però si parla proprio di autori diversi, è il Moon Knight di Lemire, dove ad ogni personalità c'è un artista Perfetto. e un colorista diverso e hai quattro Esattamente. stili totalmente diversi e tu fai porca, Esattamente. che cosa sto leggendo? Infatti quella run la amo alla Bellissimo follia. che c'è anche James Tocco dentro, tra l'altro, Sì. quindi che fa il Moonlight del futuro. È bellissima. E lì invece L'avevo Decorum dimenticato. li butta a cacchio così, puff, 50 No, stili. in Decorum l'unica cosa narrativamente coerente a livello di colorazione è quando arrivano le entità robotiche. In quel caso la palette cromatica cambia e lì c'ha un senso. Poi però negli altri Sì, casi, sì, come sì. hai detto tu, c'è Huddleston che... Ma anche Hickman, cioè quei due volumi sono letteralmente due autori che dicono, beh, siamo bravi, sì, sbattiamo Esatto, sul tavolo il esatto. fatto che siamo bravi, sì, dai, facciamolo. Cioè, funziona Pensavo così fosse Decorum. per dire. Invece Radiant Black, come dicevate, il cambio di architettura della tavola, di vignetta, di anche appunto penso al sesto capitolo, no? Di stile, di autore, è tutto coerente a se stesso con quello che deve narrare. E forse è meglio così, ecco, forse è ancora più potente così. E, tra l'altro, mi è venuto in mente super similitudine tra Decorum e Radiant Black, è che anche Decorum ha delle pagine wall of text, delle pagine interamente scritte, che sono i Sì. Ma sogni che fa il vecchio marito questa dell'assassino. tavola del capitolo 6 mi ha devastato. Cioè, lei che atterra con il piede trasformato e fa saltare in aria La il bordo della vignetta. pagina, che fa, cioè, si fa, fa, rompe la vignetta per come atterra, è una figata incredibile. Però, appunto, diciamo, nei cinque capitoli iniziali, ora mi è capitato l'omaggio alla Hulkbuster, stavo sfogliando a caso,
cambia. E subito prima di quella tavola dove l'era per la vignetta c'è la classica trasformazione alla giapponese, quindi dove esatto, l'armatura lì si cuccia attorno. E lì vedi l'ottica dell'universo, secondo me, cioè l'idea che certe cose, anche cambiando autore, devono rimanere fatte in un certo modo perché hanno certo, anche un senso narrativo, eccetera, eccetera. Quindi questo è, poi lì vedi l'idea. Poi vedi, diciamo, poi delle tavole, no, questa non la posso far vedere. No. Abbiamo volevo fatto prendere quella metà cosmica. No, metà quello non può, cioè, avevo pensato anche io, quella è meravigliosa, è lì è da capo Costa, a proposito di sbattere sul tavolo, lì è Costa che ti dice, beh, sono bravo anche io, sì, facciamolo, e ti fa quella tavola stupenda, però no, è veramente spoiler. In realtà io... Qui per esempio c'è una resa dell'azione completamente diversa, dove sì, hai un personaggio, un personaggio super in primo piano e la resa del movimento di chi viene purtroppo sbalzato via ce l'hai tutta sullo sfondo, quindi completamente più diverso da quello che ho mostrato prima. Cioè, fatto comunque risulta chiarissima, perché per l'appunto questo è anche il vantaggio di avere i colori, nel momento in cui fai il movimento da una parte all'altra con l'energia di Radiant Black, di colore azzurro, sostanzialmente su sfondo cittadino hai fatto il gioco. Tu segui e sostanzialmente vedi Radiant Rent che viene sballottato da una parte all'altra fino ad essere lanciato completamente via. Questo poi fa anche funzionare il tratto in sé per sé, che per esempio a livello di tratto invece è molto semplice, tranquillo, non fa grandissime modulazioni, non vedi linee che passano ad essere sottili a spesse come un dito, cioè lì si mantiene molto sul non sul classico, però evita grandi impennate perché compensa con altro, no? Perché se hai impostazione classica e tratto sempre uguale, dopo un po' ti rompi le balle. Se invece compensi con altro, no? Poi sai dove metti e dove togli, insomma. Per esempio, in sesto capitolo già il tratto è un po' diverso. Cioè, vedi che ogni tanto cambiano un po' più lo spessore dei bordi e cose così. Sì, va bene, perché il sesto capitolo... No, siamo parlati da... No, Francesco sta facendo una cosa, poi io l'ho interrotto perché sono una persona orribile. No, figurati. Ora una cazzata come sempre. No, guardavo questa tavola qui che citavi te prima, no? Dove lui sul macro board, eccetera, eccetera. La tavola prima, c'è lui che si trasforma, quindi viene lanciato con un pugno lontano, dov'è di qua la tavola, la telecamera specchio, è sempre difficile. Lui prende in mano il Radiant, lo stringe e diventa appunto Radiant Black nella tavola dopo. Stavo guardando quanto assomiglia come modalità di fusione, di trasformazione a Shaman King, dove lui prende il demon in mano, no? Che diventa lo Shaman, diventa piccolino, lo prende in mano e fa possessione buone. È bellissimo l'idea. Per esempio, neanche a farlo apposta, hai nominato Takei, che è proprio uno che prende l'America. Takei che è, mamma quanto è bello, Ryu, che bel personaggio, che prende dall'America Takei, ed è anche uno che, guarda caso, è uno di quelli che non fa gigantesche modulazioni di tratto, ha quel tratto sempre lì, sempre sottile, però poi compensa con altro, con composizione, certo, resa dell'azione, design e cose simili, quindi era giusto... No, ci sta, c'è comunque un bel confronto. Io comunque direi, noi stiamo rischiando molto di andare in fase spoiler, perché fondamentalmente abbiamo fatto vedere un sacco, abbiamo parlato di... Cioè, questo volume ce lo siamo praticamente divorato, e spero vivamente che chi ci ha seguito stasera non si senta in grado di non comprarlo perché gliene abbiamo parlato noi, no, del contrario, cioè è veramente qualcosa che manca, vale tutto, la pena leggere. Manca tutto, sì, assolutamente. Io francamente ho soltanto da dire come ultima cosa in chiusura prima di lasciarvi la parola, che spero tanto nel futuro di questa serie, cioè fondamentalmente per l'appunto i capitoli sono già stati letti, prima Francesco stavi nominando proprio il come prende il potere, ecco, proprio il Radiant è palesemente uno dei misteri sul quale Higgins e Costa stanno cercando di giocare in maniera saggia, tirando anche un po' la corda, perché ovviamente allo stato attuale in America siamo arrivati al, mi pare, 19° capitolo, non si sa tantissimo, quindi è un tirare la corda, però
cioè comunque danno sempre quel tanto di informazioni in più che effettivamente ti fa andare avanti e ti interessa. Quindi spero vivamente che il futuro di quest'opera sia, per fare un gioco di parole, radioso. Sono un parolista, Angelo, che ci vuoi fare? Anche perché quando credete che un prodotto stia tirando troppo la corda, paragonatelo sempre con gli uomini in nero di Detective Conan. Quello è un tirar troppo la corda, quindi che ti dà un indizio ogni 150 capitoli, ecco. Quindi Radiant Black è un prodotto acqua di rose. Vabbè, in Detective Conan, se pensiamo che c'è addirittura la versione del fumetto fatta senza i casi filler all'interno. Esattamente. Vabbè, lì c'è proprio un concetto diverso, cioè la gente a volte compra, in Giappone comprano i volumi non numerati, se li leggono sul set. Detective Conan è arrivato al suo 26esimo film. Il 26esimo film, 26! Cioè, sì. A una certa, cioè la popolazione del Giappone è stata sterminata nel mentre. È irrealistico quasi solo per questo. Sostanzialmente. Detto questo, Francesco, onori di casa, cioè fondamentalmente sei tu l'ospite, se c'è qualche cosa che vuoi ripetere sulle pubblicazioni future, vai, questo è il momento prima di andare in chiusura. Guarda, alla fine è quello che abbiamo detto negli ultimi giorni in Casa Salda, abbiamo fatto gli annunci a Lucca per il 2023, quindi ci sono tantissimi titoli che vi aspettano. Quindi titoli belli che stanno uscendo in questi giorni, titoli belli che usciranno nelle prossime settimane, titoli bellissimi che usciranno nel 2023, per fare un po' di nomi, Ed Brubaker, Chip Zdarsky, Dave Stokoe, Daniel Warren Johnson, e su Daniel abbiamo un sacco di sorprese, e poi appunto tra due giorni, cos'è, venerdì mattina uscirà il post con gli annunci di dicembre, quindi anche lì Invincible, Buffy, Godzilla, The Walking Dead, ne abbiamo veramente tantissimi. Quindi chiaramente seguiteci, io sono in live tutte le settimane come anche Angelo e Francesco, quindi è un po' il nostro lavoro e ci divertiamo sempre, se non ci divertissimo, non è un lavoro che porteremo avanti. E per quanto riguarda Saldapers potete trovarci chiaramente tutti i giorni sui social, siamo sempre disponibili a fare due chiacchiere, nei messaggi, nelle mail, eccetera, eccetera, ma ci trovate in fiera a Milano e a Roma, sono le prossime fiere, ho approfittato questo piccolo momento di pubblicità. Se ci volete incontrare, sì, dimmi pure. A dicembre aderite al Free Comic Book Day, giusto? A dicembre aderiamo al Free Comic Book Day, quindi che non è più un solo day, ma è un intero month, nel senso tutto il mese di dicembre nelle fumetterie troverete... 5 case editrici che sono Saldapress, Panini, Bao, Star Comics e Bonelli, che porteranno non so quanti in totale, non ho idea. Sono tantissimi, però ricordo per l'appunto voi porterete un manga e poi non ricordo proprio... Quello di Zarsky, il fumetto di Zarsky, che io a dicembre sarò lì, che andrò in fumetteria a prendermi quel numero perché devo leggere questo... fumetto noir di Zarsky che mannaggia, c'ho l'acquolina alla bocca. Poi Angelo, ce lo siamo già detti anche durante il Lucca, poi noi ci splittiamo le spese, lo sai, cioè quindi tu non partire subito in quarta che dobbiamo metterci d'accordo. Sì, praticamente portiamo Sex, che è il manga che seguirà Toy, sempre di Atsushi Kamijo, che se possibile è disegnato ancora meglio di Toy. L'ho letto oggi il Free Comic Day che arrivassero le arrivate le stampe, quindi ho potuto toccarlo con mano. E poi porteremo appunto Newborn di Chip Zdarsky e Jacob Phillips. E Jacob Phillips è il figlio di Sean Phillips, quello che collabora con Brubaker su tantissime opere. E appunto è un noir investigativo con questo investigatore che collabora con l'ambiente criminale della malavita e chiaramente collaborando con l'uno o con l'altro si inimica l'uno e l'altro. E quindi è un gran casino, molto bello perché ha una narrazione proprio da serie al televisivo, un po' alla Dottor House per intendersi, questo personaggio un po' contraddittorio, con una zona morale molto grigia, come dicevamo in apertura di video. Sì, poi Zarsky è bravo con queste cose. Zarsky sta a passare dall'emotività pura di Spider-Man nella storia della mia vita al noir spinto e moralmente ambiguo. Cioè, lo adoro come scrittore per questo. Banalmente anche Stillwater, eccolo qua, di Saldapress, fatto con Ramon K. Perez, scritto da Zdarsky, è una bomba pazzesca, secondo me. È super sottovalutato, io credo che debba essere letto lettissimo perché passa
con nonchalance da un piano temporale a un altro, da un'emotività a un'altra, e davvero davvero Zdarsky è veramente veramente bravo, e l'abbiamo visto anche nel secondo volume di Crossover, dopo appunto Zdarsky scrive un capitolo iniziale. Ma sbaglio, a Luca aveva annunciato anche un'altra cosa di Zdarsky, ho come questo ricordo, forse mi sto confondendo con Brubaker, che erano tipo 3-4 annunci. Brubaker sono 4 annunci, sì, Zdarsky in realtà non c'è da nessun'altra parte. No, avevo un ricordo, dopo due o tre settimane c'ho tipo quel ricordo un po' confuso, di giorni. Sì, vabbè, ma De Luca penso che abbiamo tutti un ricordo stile, almeno io e te sicuramente, stile ubriacatura a quel livello. Sì, vabbè, perché io tipo ero lì che preparavo lo scritto del concorso, nel mentre con un orecchio sentivo le live, cioè era stato veramente... Angelo, non farmele ricordare quelle giornate, per favore, che... cioè, per te... Zdarsky è bellissimo da leggere, e secondo me chiunque riesca a scriverlo correttamente a primo colpo vince un premio, perché è un cognome veramente... Ma anche a pronunciarlo, io tuttora non ho capito se la D la devi pronunciare o meno, però... Vabbè. No, io non la dico, io faccio tipo Zdarsky, però cioè, mi esce... Se mi sveglio diversamente domani mattina lo pronuncio in maniera diversa. Per fortuna ormai il mio telefono è impostato, quindi basta che scrivo il nome del personaggio e lui mi dà subito non solo il cognome, ma proprio la copia artistica. Io scrivo Chip, lui fa Zdarsky e Jacob Phillips. Cioè, direttamente. Donny, il show è bellissimo. I vantaggi delle tastiere intelligenti. A differenza della mia nuova, che al momento scrivo le parole in italiano e mi dai consigli in inglese, e tuttora non riesco a tornare... È bello, sta roba fa anche paura. Io scrivo Penelope e il mio cellulare sotto, virgola, il nuovo graphic novel di Dado e Savulan. Ma aiuto, cioè, perché l'ho scritto veramente tante volte, no? Che si ricorda, fa paurissimo. Comunque sì, tornando a noi, salutandoci, Salda per essere trovati in fiera a Milano, quindi a Milan Games Week / Cartoomix, no? Perché Cartoomix è diventata Milan Games Week dal 25 al 27 novembre, e poi due settimane dopo a Roma alla fiera Più Libri Più Liberi, al testaccio di Roma, dal 7 all'11 dicembre. Così, chi è a Milano venga a Milano, chi è a Roma venga a Roma, gli altri venite dove volete, che siamo sempre pronti ad accogliervi con una birra menabrea a braccia aperte. Dai. Invece noi, come proprietari di casa, vi avvisiamo che giovedì faremo una live su Bleach, sesto episodio di Bleach. Sapete che cosa avviene, non vi diciamo nulla, perché ci ha dato quello che aspettavamo ci ha dato quello che aspettavamo e più di quello che aspettavamo. Domani vi faremo uscire su Instagram un articolo su Assassination Classroom. Questi sono gli appuntamenti più vicini. Grazie per averci seguiti, grazie a Francesco per essere venuti qui, e nuovamente, cioè, se volete, c'è questa live. Non avete seguito questa live, siete arrivati ora, abbiamo fatto un articolo su Radiant Black, abbiamo un post su Instagram su tutto il Massiveverse, così vi fate anche un'idea a grandi linee della mole di spin-off di cui potrete fruire nel corso del 2023. E che vi dobbiamo dire? Buona serata a tutti. Esatto, buon ciao, buon lavoro, ciao. Buon lavoro.